lasciamo la Campania per trasferirci nella bella Sicilia. Infatti, come possono mancare questi deliziosi cannoli siciliani? Ed ora li prepareremo insieme. Metto nella planetaria 200 g di farina 00 setacciata, un uovo intero medio, 25 g di zucchero semolato, 25 g di burro morbido, un pizzico di sale e un pizzico di cannella. Inizio a impastare gli ingredienti e nel frattempo aggiungo 20 g di marsala, oppure se non trovate la marsala il vino rosso va bene lo stesso, e 20 g di aceto di vino bianco. Il panetto è pronto, impasto un altro pochino a mano in questo modo, è un panetto morbido e non appiccicoso, vedete? Lo avvolgiamo in pellicola e lo lasciamo riposare per circa un'ora in frigorifero. In questa ciotola ho messo 600 g di ricotta di pecora e 250 g di zucchero semolato. E lo zucchero si è assorbito alla ricotta e adesso la facciamo riposare in frigo per un'ora. Il panetto si è riposato ed ora lo andiamo a stendere. Metto un po' di farina sulla carta da forno. E la sfoglia deve essere abbastanza, diciamo, sottile, non troppo doppia, in questo spessore così. E adesso fornitevi di un coppa pasta oppure di un bicchiere, qualsiasi cosa, dal diametro di 10 cm e andiamo a formare i dischetti. Una volta formato i dischi, procuratevi delle cannule per cannoli, così, e quindi adesso andiamo ad avvolgere il dischetto intorno alla cannula. Andiamo il dischetto, se il disco si restringe, nel frattempo basta un poco andarlo ad allargare. Mettiamo al centro la cannula. Portiamo un bordo sulla cannula, poi bagniamo un poco il dito con un po' d'acqua, lo bagniamo un attimino e chiudiamo l'altro bordo, così. Ed ora andiamo a friggere le nostre cialde, quindi portiamo l'olio a una temperatura di 170 gradi e li andiamo a immergere. Naturalmente i cannoli, le cialde si possono anche cuocere in forno, quindi se volete potete infornarli a 180 gradi per 10 minuti. Le cialde sono pronte, si sono raffreddate, guardate come sono belle. E ne sono uscite all'incirca 16-17 cialde. Da premettere qualcuna si può anche aprire, però voi non le buttate via perché le riempirete lo stesso e saranno belle comunque. La ricotta ha riposato in frigo, adesso la vado a rimescolare, quindi formare una bella crema sottile e dopo andiamo a farcire i nostri cannoli.
Abbiamo formato la crema, però adesso la andiamo a passare al setaccio, così diventerà più sottile e più fine. Usate un setaccio a trama larga e con un cucchiaio vi aiutate e cominciate a fare questo movimento. Metto la crema di ricotta in un sac à poche e andiamo a farcire i cannoli. Andiamo a mettere la ricotta. Il nostro cannolo, metà lo andiamo a guarnire con della granella di pistacchi e l'altra metà metteremo delle scorzette di arancia candite. E per finire una spolverata di zucchero a velo. E i cannoli siciliani sono pronti per essere gustati. Amici, spero che questa ricetta sia stata di vostro gusto. Vi aspetto alla prossima. Un like al video, iscrivetevi al canale se vi piace e commentate. Anzi, se volete, condividete con i vostri amici queste bellissime delizie. Un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.